Amici, buongiorno e buon Ferragosto 2020, anche se oggi sembra domenica, ma in realtà siamo a sabato, siamo in maniera esatta alla metà del mese, 15 di agosto. Sono ora le 11:10. Bene, mi sa che il Barcellona è arrivato più che la frutta. Alle scorze, nel senso che a parte queste battute qui, il Bayern Monaco ieri io non l'ho vista la partita in campagna con dei miei amici, ma quando ho letto il risultato finale sono rimasto davvero scioccatissimo perché i bavaresi hanno letteralmente distrutto il Barcellona per 8-2. Adesso quindi la società Blaugrana dovrà farsi mille interrogativi sul perché innanzitutto ovviamente in campionato non è riuscita a vincere l'ennesima stagione e in Champions si è fermata ai quarti di finale, poi con un risultato così assurdo e mai visto secondo me dal Barcellona in suo sfavore. Di certo, dopo questo risultato eclatante, ora, certo, questa sera, dopo che ci sarà City Lione, conosceremo l'avversario del Bayern Monaco. Però credo che a questo punto sarà una semifinale del Bayern molto importante, perché se magari vorrebbe provare a riportare la Champions League a casa sua, dove non so da quanto tempo manca, è ovvio che però bisogna fare i conti sia con la sua semifinale, poi ovviamente con l'altra gara che ricordiamo sarà quella tra Lipsia e Paris Saint-Germain, dopo che Lipsia ha battuto forse con leggeri sfavori dei pronostici l'Atletico Madrid. E invece, ahi noi, il Paris Saint-Germain ha superato la nostra Atalanta nel finale per 2-1. Comunque, sentivo anche alla radio adesso, giustamente, oltre per quanto riguarda la società, anche gli interrogativi vanno sui giocatori della Rosa, lo stesso Messi, cosa farà, rimarrà, se ne andrà, quindi. Però sta di fatto che, certo, negli annali del calcio europeo internazionale è un risultato mostro. Anche perché parliamo di due squadre forti, sia il Barcellona che il Bayern Monaco, quindi che dire, complimenti al Bayern Monaco. È ovvio che ci sarà un po' di rivoluzione in casa a Barcellona, come anche vediamo in Italia, per esempio, con la Juve. Per il resto, di nuovo, buon Ferragosto a tutti. Ieri sera, comunque, bellissima serata passata in campagna con i responsabili e i ragazzi di Legambiente Trani. Quindi, vedremo cosa ci riserveranno queste, l'ultima partita dei quarti di finale di Champions tra City e Lione. Poi, domani credo ovviamente ci sarà un po' di riposo dopo così tanti giorni di Coppa Europea. Lunedì poi si ricomincerà però con l'Europa League, senza dimenticare del Pescara che ai calci di rigore è riuscita a mantenere la categoria, la Serie B, mentre il Perugia scende in terza serie, in Serie C. Quindi dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Di nuovo buon Ferragosto a tutti, ovviamente come di consueto un po' rovente, temperature alte, caldo, umidità e camma fa, ando fa caldo. Bene, caro Barcellona, cara società, pensaci tu, saranno incavolati neri i Blaugrana. Beh, ciao a tutti, alla prossima, ciao!